Onorevole Leone, campagna elettorale un po' strana innanzitutto questa. Si lavora molto, si parla tanto in televisione e si dimentica il territorio. Lei che è un uomo di territorio, sempre presente, qual è il tema fondamentale da affrontare oggi? A parte il fatto che ritengo che il territorio si raggiunge anche attraverso la televisione, per cui è strana forse per altro verso, perché è una campagna elettorale slegata dalla tradizionalità, dalle campagne elettorali fatte in un certo modo, tant'è vero che si vedono pochissimi manifesti, manifestazioni di piazza ce ne sono, ma sicuramente pochissime o poche rispetto ad altre volte, ma tant'è, è l'evoluzione, io dico che è l'evoluzione del sistema. È una campagna elettorale, però lei ha detto giustamente, con la quale bisogna scendere, riprendere i rapporti tra gli uomini che rappresentano il territorio e il territorio stesso, e questo è il nodo di questa campagna elettorale, perché in questa ventata di antipolitica, di aggressione alla classe politica e quindi ai rappresentanti del territorio, mi sembra che ci sia una necessità, quella prima di riconquistare la fiducia dei cittadini. Riconquistare la fiducia dei cittadini non si fa solo attraverso le promesse, ma anche all'ascolto e alla capacità di comprendere quali sono i problemi seri che attanagliano oggi le famiglie, le imprese, tutto quello che è il tessuto sociale. Onorevole Leone, lei non è la prima volta che si candida, ovviamente dovremo fare un po' la sua conoscenza, ma c'è poco da conoscere, è vicepresidente della Camera, avvocato. Quali sono state le esperienze fondamentali in questi anni nazionali e internazionali della sua vita politica? Ma devo dire che per me è stata una esperienza edificante proprio l'intero percorso che ho fatto. Io sono arrivato alla politica tra l'altro con un metodo un po' inverso rispetto agli altri. Io mi sono costruito prima la mia professione e quindi già più avanti, diciamo, negli anni mi sono lasciato tentare da questa esperienza politica che devo dire sino ad ora è stata veramente bella. La esperienza più gratificante è chiaro che è stata questa di questi ultimi 5 anni, parlo della mia vicepresidenza alla Camera, che mi ha consentito di mettere mani e di conoscere non solo il meccanismo della più grande assemblea italiana dedita alla legiferazione, ma anche conoscere problemi dell'Italia che sono intrecciati con i problemi dell'Europa e con i problemi del resto del mondo. Ho avuto esperienze di natura internazionale a Washington rappresentando il Parlamento italiano negli 8 parlamenti del G8. Sono stato per un certo periodo presidente dell'Euromediterranea, dei parlamenti del Mediterraneo, quello dell'Ionio Adriatico, che è un po' lo sviluppo, è un po' quello che io vado sostenendo oramai da tanto tempo rispetto proprio alla nostra Puglia e al Mezzogiorno, il naturale sviluppo del futuro di queste terre. Insomma, ho avuto esperienze che forse grazie anche al modo come lo affrontate, uno come me che era tra quelli oramai da rottamare, si è visto invece ricandidare dai vertici del mio partito, forse per poter ancora mettere a disposizione la mia esperienza. Senta, onorevole, ci viene voglia di chiederle con tutta sincerità, ma cosa ha fatto per il territorio della nostra provincia, della Capitanata ovviamente, ma anche per il suo comune? È una domanda provocatoria che è bene che poi si sappia poi quali sono stati poi i suoi effetti sul territorio. Non è provocatoria, può sembrare provocatoria anche se inserita in un contesto qual è
quello di fare oggi politica, cioè slegato, deve essere almeno così, e grazie a Dio è diventato così, slegato dalle clientele. Il consenso prima si aveva attraverso la condivisione di singole o di gruppi aspettative rispetto a quelle che potevano essere posti di lavoro, tutta una serie di cose che erano le promesse classiche, no? Durante la campagna elettorale, cosa che grazie a Dio non è più, forse un accenno lo si può avere oggi nelle competizioni a livello locale, nelle amministrative, e ancora c'è questa idea del tenere sotto schiaffo l'elettore attraverso tutta una serie di cose che invece non possono essere più possibili, torno a ripetere, grazie a Dio, a livello nazionale. Che cosa ho potuto fare per il territorio? La mia idea è stata sempre quella di valorizzare cose che erano sopite e abbandonate da tantissimo tempo. Io posso ricordare tranquillamente, se proprio me lo si chiede, non l'ho mai fatto perché ho avuto anche questo difetto di mancata comunicazione per alcune cose che invece sono andate a buon fine. Mi riferisco agli interventi proprio per la Fiera di Foggia, fatti insieme al collega Pepe, attuale presidente della provincia, interventi fatti per il porto di Manfredonia. Io sono riuscito a inventarmi la istituzione dell'autorità portuale. Devo dire con rammarico c'è stata una opposizione e un contrasto molto feroce da parte del centrosinistra, e non solo da parte del centrosinistra. L'altro giorno leggevo una dichiarazione dell'ingegner Zanasi, il quale diceva che praticamente il porto è un reperto archeologico. Forse l'ingegner Zanasi dimentica che proprio in questi giorni sta per essere chiuso il primo bando per ricominciare a far vivere il porto di Manfredonia. Siamo riusciti a portare 30 milioni di euro, i primi 30 milioni di euro che stanno già per essere appaltati, un primo bando è stato già fatto per la riqualificazione del porto e per far sì che il porto di Manfredonia sopperisca alle mancanze degli altri porti che abbiamo in Puglia. Mi riferisco principalmente al porto di Bari, dove i nemici del territorio che si annidano nel centro-sinistra vorrebbero portare l'autorità portuale di Manfredonia. Cioè, immaginate se è possibile consentire che un uomo di questo territorio ritenga che l'autorità portuale di Manfredonia sia meglio nelle mani di Bari che non rimanere nella nostra provincia. Manfredonia è il porto della Capitanata, Manfredonia è ambito e lo sarà ancora di più dopo che saranno portati a termine tutta una serie di lavori, lo sarà ancora di più ambito proprio da Bari, perché Bari non è stata capace di rilanciare quel porto, tant'è vero che lo stesso presidente dell'autorità portuale di Bari non è riuscito a spendere 80 milioni di euro che lo Stato gli ha consentito e che non è stato, stato capace di utilizzare proprio per la inefficienza di quella autorità portuale. Noi dovremmo andarci a mettere nelle mani dell'autorità portuale di Bari. Queste sono le cose che mi amareggiano, per non dire poi di tutta una serie di altri interventi, di piccole opere, di restauri, di piazze, di tutta la provincia, in un momento in cui i comuni anche 100.000 euro o 200.000 euro sono una ricchezza per poter tentare di mantenere un certo livello e dignità per il comune. Potrei farvi un elenco innumerevole che sono passate attraverso quelle leggine famose, cosiddette delle piccole opere, e che sono state criticate da chi evidentemente non è riuscito a portare nulla a casa, proprio perché si è utilizzato quella norma non nell'interesse del singolo ma nell'interesse della collettività. Onorevole, parliamo di temi politici, ovviamente un passaggio al passato prima di tutto, Forza Italia, poi PDL, ma qual è stato poi l'incontro con il centrosinistra, o quantomeno cosa può additare a quella vecchia politica del Partito Comunista? Ma io proprio in questa tornata elettorale, a proposito di Partito Comunista, io vedo un pericolo enorme che parte proprio dalla nostra Puglia, al matrimonio, non matrimonio gay, che vuole il nostro Presidente della Regione, proprio al matrimonio tra
Sel, Vendola e il PD, e che mi riporta indietro facendomi intravedere una politica che oramai è legata proprio ai vecchi anni del Partito Comunista. Tanto è vero che i metodi utilizzati sono stati quelli di un vecchio Partito Comunista. Nel momento in cui Bersani fa un accordo con Vendola, facciamo un passo indietro, Vendola non doveva candidarsi alle primarie, perché Vendola riteneva che poteva essere schiacciato tra Bersani e Renzi. Bersani si inventa il doppio turno e obbliga Vendola a candidarsi, in modo tale che in caso di non vittoria i voti di Vendola portati a Bersani lo avessero fatto vincere, poi così come è stato nella tornata del ballottaggio. Non so se questo già vi sembra normale, perché creare un ballottaggio per le primarie, c'è stato tutto questo tam tam sulle primarie fatte in questo modo, e finalizzate solo soltanto a far rimanere in piedi Bersani sostanzialmente. L'accordo è stato il governo con Vendola, mandando al macero tutti gli anni che venivano lanciati da Casini, che è rimasto purtroppo poi a doversi necessariamente alleare con un uomo che tutto fa purché rendersi simpatico alla gente per tentare di vincere, mi riferisco a Monti, e che sta portando alla distruzione anche il partito di Casini stesso. Detto questo, con Vendola e con Bersani noi avremo una ripetizione di un film già visto, che è quello di Prodi con Rifondazione Comunista, che dopo due anni viene mandato a casa proprio dall'interno della sua stessa coalizione. Il pericolo è il ritorno della sinistra radicale, che attraverso Vendola sarà al fianco, sarebbe se vincesse, al fianco di Bersani. Mi auguro che gli italiani lo comprendano e che non avvenga questo. Senta, io vado a terminare questa nostra intervista chiedendole il contratto che vuole fare Leone con il territorio, riportando un po' quello che è il contratto ovviamente di Berlusconi con gli italiani. Ecco, il primo passaggio però quello di Berlusconi e poi l'impegno di Leone. Allora, quello di Berlusconi e incomincia a essere già concreto proprio con l'idea della abolizione e restituzione della prima tranche di quella odiosa tassa che è l'IMU, che non è stata inventata dal governo Berlusconi, è stata inventata quella sulla prima casa dal governo Monti, perché nelle intenzioni del governo Berlusconi, in attuazione del federalismo fiscale, di cui ricorderete io fui relatore nell'aula di Montecitorio, le intenzioni erano quelle di creare una IMU a partire dalla seconda casa. La prima non si poteva creare una imposta che noi avevamo tolto, che lo stesso centrodestra aveva tolto attraverso l'abolizione dell'ICI. IMU sulla seconda, gradualmente, sulla terza, sulla quarta, su tutti gli immobili a seguire, con una aliquota differenziata e graduale, ma niente sulla prima casa, tant'è abbiamo dovuto votarla noi, PD e l'UDC, questa imposizione di Monti, perché adesso si capisce perché. Abbiamo dovuto votare perché, guarda caso, quei 3 miliardi e 900 milioni che venivano fuori dall'IMU dovevano essere poi dati in prestito, in regalo, chiamate tutto quello che volete, al Monte dei Paschi di Siena. Ecco perché all'epoca il PD non disse una sola parola. Noi tentammo di evitare che venisse, ma il governo Monti disse prendere o lasciare. Con una fiducia ci portò questo provvedimento che noi abbiamo dovuto votare turandoci il naso. Il PD tranquillamente non disse una sola parola, perché evidentemente la destinazione allettava anche il PD, e grazie a Dio oggi è venuto fuori. Seguiranno ancora altre proposte prima della fine della campagna elettorale del presidente Berlusconi, legate comunque a una valorizzazione che è quella della famiglia.
oltre a quella proposta che adesso è stata lanciata da Berlusconi e che tutti hanno ripreso, a proposito della defiscalizzazione dei primi assunti, no, nelle imprese, dei nuovi assunti nelle imprese, e quindi ci sarà tutta una serie di proposte che faranno parte del nuovo contratto di Berlusconi. Il contratto che posso fare io, un po' più ridotto, è questo. Ho già cominciato, per la verità, a fare un'opera di questa natura. Io sto girando la provincia di Foggia, incontrando le amministrazioni comunali, anche amministrazioni che hanno all'interno esponenti di altri partiti, quindi al di là della casacca politica, dando la mia disponibilità ad essere il punto di riferimento da adesso in poi. Io lo sono stato già parzialmente, perché amministrazioni comunali si sono già rivolte a me quando avevano bisogno di entrare nella pubblica amministrazione, mi riferisco ai ministeri per poter risolvere qualche problema, e ho testimonianze di sindaci, di assessori che me ne danno contezza. Io voglio essere un punto di riferimento forte, mettere in rete i comuni di questa capitanata, perché in un momento come questo si tenti di evitare che le penalizzazioni ai comuni, con tutto quello che è accaduto e con i tagli che ci sono stati, siano ancora di più pregnanti. E allora l'appello non è solo e soltanto quello di votare il PDL, chi lo vorrà fare lo farà liberamente, ma l'appello è anche quello di evitare che le contrapposizioni politiche, vi ho fatto l'esempio del porto di Manfredonia, no? L'osteggiare anche le iniziative di un'altra parte politica, bisogna smetterla, altrimenti con le contrapposizioni non si arriverà a tutelare i problemi veri di questo territorio, che purtroppo assurge agli onori della cronaca per fatti, non solo per fatti di sangue, ma anche per essere la zona, diciamo, tra le ultime in graduatoria rispetto alle altre di questa nostra Italia.